Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Nell'ultimo sondaggio della stagione di 8 e mezzo, Demopolis fotografa lo stato di salute dei partiti. Se si votasse oggi, Fratelli d'Italia sarebbe in testa con il 23%, con un punto di vantaggio sul Partito Democratico. Al terzo posto, al 15,2%, la Lega. Gli effetti delle amministrative e la recente scissione pesano sul consenso del Movimento 5 Stelle, posizionato al 10,5%. Forza Italia il 7,3%, Azione il 4%, le altre liste restano al di sotto del 3%. I partiti di Giorgia Meloni e di Enrico Letta sono entrambi cresciuti negli ultimi mesi. Rispetto al febbraio 2021, mese di nascita del governo Draghi, Fratelli d'Italia guadagna 6 punti, il PD 3. Saldo negativo invece con 8 punti in meno per la Lega di Salvini e per i 5 Stelle di Conte, che ne perdono quasi 6. Per un quarto dei cittadini dopo la scissione voluta da Di Maio, la maggioranza che sostiene il governo è oggi più solida. Per il 33% non è cambiato molto rispetto ai mesi scorsi. A preoccupare famiglie e imprese in vista dell'autunno è soprattutto l'aumento dell'inflazione con la riduzione del potere d'acquisto e con la guerra destinata a prolungarsi, il 53% degli italiani ritiene che nei prossimi mesi possa esserci un peggioramento della propria situazione economica. In questo scenario, secondo l'istituto diretto da Pietrovento, non c'è molta voglia di elezioni anticipate. Le vorrebbe solo il 27% degli intervistati, mentre per 2 italiani su 3 è preferibile che il governo Draghi vada avanti fino alla fine della legislatura. La pensano così gli elettori di tutti i partiti, esclusi quelli della Meloni. Ma la notizia è che anche tra loro c'è un 30% contrario a una crisi di governo. Allora, grazie.